Ok, allora boh, parto. bei però. Max, una roba. Posso Sì. chiederti innanzitutto scusa per ieri che ho avuto un momento d'estate che me ne faccia Ma pago. vabbè, ma Scusami, adesso succede. sono nel lavoro. Succede perché manca a tutti l'estate, Adesso sono in però pieno, l'importante scusami. è che si supera. No, quello già, Supera sono in e che pieno, adesso sono pronto. siamo pronti per partire col sondaggio de... Dai. Scusa, devo Cos'è? avere accendere le luci. Ah, beh, sì. Accendo le luci e dopo facciamo il Sono le sondaggio. luci, dai, che dopo partiamo col Accendo le sondaggio. luci, Bravo. allora. Una e due. Eccolo. Ok. Sei il sole dell'estate. Ti senti che luce calda del sole d'estate? Quanto c'è il sole Non so se è il d'estate? sole dell'estate, sto quasi dei fari. Allora, boh, cominciamo. Benvenuti a Macete. Adesso avremo il primo sondaggio. Parliamo Come l'estate? Senti il sole, la luce del sole. Ok, vabbè. Resta così tranquilla. Il primo sondaggio di oggi riguarda. Allora, ieri abbiamo fatto un sondaggio sul gruppo Clappa Macete, nel quale sei iscritti. Praticamente abbiamo chiesto al. Puoi dirmi che sta facendo? La luce, guarda che bella che c'è, la luce, il sole. Ma non sei il sole, è finita l'estate, basta, stiamo lavorando e godo far il sondaggio, perché sennò no, cioè, non arriviamo davanti. Per piacere, podemo? Sì, fermo. Allora, sondaggio di oggi, che ne era due nel gruppo, due sondaggi molto importanti. Allora, il primo era. Cioè, quel frisbee. In spiaggia. Metti. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli, e adesso con la camisa piena di macete. Buongiorno e bentornati a Macete, i segreti delle donne. Siamo qua dopo un'estate intensa con la signora Carissimi, Nella. carissimi, un saluto a tutte le mie signore che mi segui, le mie groupies, come se dici le Groupies, donne, non si insomma, dice groupies. le donne che mi corridrio, insomma, che le segui la mia parola, il mio verbo, ecco. Allora, noi siamo contenti perché oggi vediamo che è una situazione diversa, la avevamo interrotta mentre la sta stirando. Stavo stirando, ma non ti dico le Se è un lavoron, sta roba dello stiro, mi son qua, son già, pensa che sono de 2 ore, sono alla quindicesima. La quindicesima maia che No, la sti. Cosa quindicesima birra che mi bevo, mentre la maglia è sempre la prima, però se sa un po' la metti la birra cala, sulla un maia? po' cala maglia e un po' cala nela. Ora faremo un rito per la salvaguardia del popolo italiano. In queste ore difficili, nell'attesa del responso degli iscritti al Movimento 5 Stelle, che voteranno oggi per decidere se approvare o meno l'accordo con il Partito Democratico, la piattaforma si chiama come quella cosa che fece la nostra multipla quando cercammo di passare nell'angusto garage di famiglia. Rousseau. Va bene, Oh, guardiamo il sondaggio, guardiamo il sondaggio. Un sondaggio. allora, primo sondaggio di oggi, perché oggi se le. Non c'è più. Ma cancella tutto? Perché deve cancellare tutto? Perché voglio giocare col frisbee. Se Quindi un segreto per stirare bene se la birra è estate. Se praticamente. la birra che si metti per tutto, perché te la sa anche un odor rassicurante dopo, no? Uno che lo Rassicurante. metti, posto di mettere l'amido, quelle monade metti una biretta e ha fatto il lavoro. Ma è meraviglioso Sei questa roba. bellissimo. È il segreto del Sì, stirare, niente, uguale esatto. sia per gli indumenti da adulto, da bambino, uomo, Ogni donna. cosa ha un suo segreto Ah. nel portare, nel mettere queste robe, ogni cosa ha un suo segreto. Ne Allora, prima di spieghi. passare alla dimostrazione, devo
devo fare un attimo di meditazione per sicurezza. Che avevamo capito, sì, no, ma noi serviva di sapere quali sono le tecniche per stirare. Sento come un movimento. Quando fanno il sondaggio adesso? Domani. Come domani? Era oggi? Domani, dai, domani! C'è un altro giorno, domani, dai! Mi vado là, ti tiri me. Vado là oltre, dai, vieni. Vieni, vai. E per scongiurare l'ipotesi del ritorno alle urne e del conseguenziale aumento dell'IVA, ora faremo un rito che coinvolgerà tutti gli esponenti principali delle forze politiche, al momento protagonisti della scena mediatica nazionale. Posizione del cigno perplesso ed iniziamo a caricare gli ioni positivi. Caricare gli ioni positivi darà una spinta morale e metafisica al governo. Caricare gli ioni positivi ci darà la serenità di cui i nostri amati parlamentari hanno bisogno. Partiamo con il rito. Carichiamo. Per Renzi, Zingaretti, Toninelli, Berlusconi, cari coglioni, cari coglioni, cari coglioni. I segreti, per esempio per i fiori. Mi quando era piccio avevo questo quasi un campione che uso mi sempre per mostrare. Questo qua avevo che era Stefano De Piccio. Stefano De Piccio che aveva bisogno di essere pulito, di essere profumato e di andare in giro bene. Allora cosa facevo? Passavo qua con il ferro d'estiro, mettere un e davo una passata per ciò che non il becchi de grande, una brutta piega, che tanti fiori dopo de grandi ga beccato una brutta piega. E invece così no. Stefano invece così no. Pecca per quelle due volte che il gatto tira fuori la lingua, insomma, mentre che passavo, ma non se niente de che. Comunque ben questa dimostrazione la aveva i Mussatti, guarda che sempre in giro. Che io... Per Giorgetti, Patuanelli, per Calenda e la Meloni, cari coglioni, cari coglioni, cari coglioni, ricordatevi di scuotere il cigno perplesso. Perché bisogna amare tutto della natura, le sì. Robe che te stiri, i fiori, tutte le cose, anche okay. I fiori da stiro, sono una cosa che mi go imparare fin de piccia quando che ero che stavo con le suore. Al convento delle suore mascoline. Mascoline sì, era, suore benissimo. Mascoline e era devote a Santa Ignazio, infatti era il convento di Santa Ignazio. Ma non esiste. Con ancora le foto di Santa Ignazio, le Vardi, eccole qua. Questa di Santa Ignazio, le Vardi, che bella barba che aveva profumata. Aveva un po' di impressione sta roba. Meravigliosa, veramente profumatissima. Santa Ignazio. Santa Ignazio. Era morbido, proprio una barbetta bella morbida. Lei usava il dopo barba il pino silvestre, che era rassicurante, poi ogni tanto ti trovavi dei funghetti, delle robe. Era un miracolo de veda. Sono pronto? Vai! Pronto? Sì. Che ora arriva? Ok. Cliente dal Giappone. Cliente dal Giappone all'antica. Vabbè, un cliente dal Giappone all'antica. Ma sì, che faccio vedermi, non preoccuparti. Ma in Giappone, figurati giapponese, figurati. Sì, vabbè, faccio bene. Sì, ciao. Eccolo, buongiorno. Buongiorno, piacere, Cerneca. Testate del Bashiru. Ok, allora, prima di tutto che domanda, ma lei ha cazzato un mezzo? Cagador. Un mezzo non adeguato, ok, va bene. Allora, Gavimo, se posso mostrarvi questa? Questa cosa è la Subaru XV. Tsuka, tsuka. Su 1600. Tsuka, tsuka, tsuka. Sì, che 115 cavalli. Vabbè che faccio vedere dentro. Fermo che faccio vedere dentro, vieni di là. Grazie Boro, grazie. Zima, neve, yatsu, mentaku. Mentaku ka zima, neve, yatsu. Attacca l'X-Mod e le arriva ad andare in discesa sulla neve, le arriva ad andare su per i monti, la vuole andare... La sa cosa, non la stia neanche a pagare ski pass. Figo! No, direttamente con le auto fin su in Alta Badia, ma fin sul monte. No arrivo. Yang 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 piang. Natsuko Natsuko piang piang.
Niente cogoli. Nepol. Troppo cogoli. Aspetta un attimo, dai, vara. Allora, ora retro, mi sistemo e via. Figon! Te l'ho detto. Ma no, ma sembra questa tecnologia in realtà, se è guardi, se 26.000 più o meno, ma se ritiriamo la veccia, la gara ancora di meno, 21. Mamma tira cracking, povera mamma. Mamma morta tira cracking. Ma noi la, che ti ritireremo sua mamma, ritireremo la veccia macchina, intendevo. Se la ritireremo la veccia macchina sui 21. Cagador? E quella. Ciogo! Ciogo! Scusi che chiedo un'informazione personale, ma lei è proprio giapponese? Patoko! Boh, ma adesso che siamo in confidenza, no? Che siamo un po' cadegita, no? Perché qualche canzone tradizionale giapponese... Se mare fosse da Tokyo, mi regalo anche quella Goba Subaru. Taka! Goba Subaru, di sua sorella, ieri Goba, anche quella. Bravo. Zucca. Sono posa zucar! Zucca. Goba Subaru, di sua sorella, ieri Goba, anche quella, Zucca. Non so se sono essere felice o se mi fa schifo. Dopo l'ora che aveva sto rito, che le faceva tutte insieme anche a sta santa con le immagini di ste Santa Ignazio, e faceva sto rito che era la ceretta al lume di candela, che era una roba che schifo, cosa le tutte insieme, ora è una roba romantica meravigliosa, orribile, che le faceva. Ora modifichiamo la posizione del cigno perplesso tramutandola nella posizione e nello stato d'animo di ogni italiano. Per Salvini, per Di Maio, Beppe Conte e Gentiloni, cari coglioni. Mi sapevo che la aveva ricevuto un'educazione così rigida. Un'educazione rigidissima. Dopo certe volte noi avevamo una tradizione familiare che un poco andava a cozzar con questa roba delle suore mascoline. Ma faccio un esempio. Che era per esempio questa canzone popolare che aveva inventato mia nonna, insomma una canzone molto bella che aveva deciso insomma di portare, e Lori con la sentita queste suore, non so neanche se chiamarle Lori o Lori perché non si capiva bene. E insomma quando che la sentita le sega proprio arrabbiata. Vabbè, ma perché è chiaro, sono un po' esagerato, è sempre un po' esagerato, immagino che la canzone magari era semplice. Era una canzone, una semplicità, è proprio veramente, sa come che sei fioi, le ragazze giovani, che ha questa apertura, mico sempre ha avuto giovane questa apertura. Immaginavano che avevo dubbi. Sentivo proprio il desiderio di aprire. Questo che abbiamo capito. Ma non sarà un poco troppo chiaro, non ti pare che sei un po' troppo impizzato, troppi fari? Forse sei il sole, credo. Non sei il solito di fare, mi impizza di fare. Se sono così forte, forse devo mettermi il panno. Non mettermi il panno. C'è schiuma da barba quella. Questa sta passando schiuma da barba. Cosa ti fa? Non sei la crema. La crema del sole. L'estate. Ma qual è il titolo di quest'opera? Il titolo di questa meravigliosa opera che aveva scritto mia nonna è La canzone dell'amore perduto. Ecco, l'amore perduto è sempre perduto, la canzone dell'amore perduto proprio. Ok, forse è per quel che non andava tanto bene. Forse è per quel, credo. Però mi non so se ha senso che sentimo un estratto. Ma mi diria che, guarda, se anche la chitarra del mio figlio Gualtiero, se te puoi andarla a Cior che la fermo insieme, perché la chitarra del mio figlio Gualtiero, che lui la chitarra. Ora scuotiamo i cigni terrorizzati e trasformiamoli nel cigno solitario vituperato. Per i 5 Stelle, l'EU e digitali votazioni... Cari coglioni. Per PD, PDL, Lega e relative coalizioni, cari coglioni. Ecco. Eccola. Allora. Visto che anche Gualtiero aveva la chitarra, perché lui sapeva fare il giro con Do. Giro de Do? No, con Do. Ce l'aveva Do Babbe, due strafanici li portava a casa e li inzinganava con la chitarra. Benissimo, il giro con Do. Allora, quindi adesso faremo la canzone. Allora, allargamo il testo. Sì,
C'è un bel tocco proprio, se l'innocenza giovanile che va alla ricerca, insomma, di scoprire un poco il mondo, andare un poco oltre a quel che ha visto finora con una certa apertura, ecco. Non sei un poco troppo? No, secondo me, ma secondo me, allora qua, beh, devo dire che sono ancora dalla parte di mia nonna che gli aveva scritta. Non ho mai capito questa posizione che aveva ciappato le suore mascolline. Allora va bene, allora, giro se facile. Sì, iniziava che era il parlato, come sì, se fossi una poesia, no? Vabbè. Insieme che entra questo pathos. Ti piace il pathos? Mi piace. Anche a me mi piace il pathos. Me immaginavo, signora. Posso girare Santa Ignazio? Santa Ignazio, giremole a chiare di tutti che il se godi questa presenza rassicurante delle donne di una volta. Il nostro rito è concluso, ma manteniamo la posizione fino a un ordine contrario. Mantenetela. Ancora. Mantenetela. E prima sull'elevatrice e dopo sul comò, sul tavolo in stagnaco nel cadin me butterò, ti scrutimi dal cucerle, me spoglierò così, amor per tutto, mi son qua per ti. Te poi centrifugarme, te poi dopo rodogliarme, te me giri, te me volti, che non so più dove andar. Amor, amor per tutto, mi te spetterò così, amor per tutto, mi son qua per ti. Dopri me come un'utilitaria, copri me, diventa il mio piumon, maltratti me e fallo con incuria, giuci me come un bonbon. Onzi me come una teglia al forno, sfrutti me come un col cococò, strenzi me de notte anche de giorno, spolpi me no dir de no. Ehi patello, la tana coda bella, ti parlo di mia mamma che ti chiama Nella. Mia mamma è troppo pote, mia mamma è troppo baba, ma come vedo un uomo che viene tubito la baba. Ma come vedo un uomo che tubito la baba? Sbatti me come una maionese, frulli me, sarò il tuo zabaion. Monti me come una canadese, fratti me come un boton. Verzi me come una scatoletta, studi me di tutto questo ardor. Rasi me, per ti sarò perfetta, prova il decespugliator. La 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 la. Senti che pathos. Il sole è caldo, la crema. Sì, la crema. Crema. I gabbiani? Macete è un programma evidentemente prodotto da Le culatte. Mole. Zeccio di rosini. Ancora. Bravi. Comunque, beh, questa dimostrazione l'avevamo fatta. I mussati, ma che sempre in giro che io faccio questo. Boh, l'importante è comunque... cose, perché bisogna amare la natura in generale. Mi questa è una cosa che ho imparato. Che te ridi? Non so dove ti vuole. La natura in generale nel suo condario. Che bisogna amare. Lei è andata dalle suore, ma dai. Al convento delle suore mascoline. Impossibile. Colline de devote a Santa Ignazio, che era... Le suore mascoline che era tutte, che aveva un bel tocco di barba qua sotto, insomma, era... Io e le ragazze giovani, che ha questa apertura, mico sempre avute giovane.
Te piace il pathos? A me mi piace il pathos. Godi questa presenza rassicurante delle donne di una volta. Ha 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 ha.